Ciao a tutti, sono PG Gasta del forum NKG Community e oggi andiamo a recensire un nuovo modello. Il modello in questione è il modello Bandai della Going Merry della serie anime One Piece. Andiamo a vedere esattamente che cosa si trova all'interno della scatola. All'interno della scatola troviamo innanzitutto il manuale di istruzioni. Il manuale di istruzioni è molto semplice, in quanto anche questo modello è un modello che si adatta bene a neofiti del modellismo. Le istruzioni sono comunque ben chiare e ben realizzate, come notoriamente fa Bandai, e sono molto semplici da seguire. Il manuale di istruzioni ha 19 pagine in tutto, in cui viene spiegato il montaggio della Going Merry e l'assemblaggio dei 5 personaggi che fanno parte della ciurma di One Piece. Nel retro viene anche naturalmente spiegata la colorazione di ogni personaggio, la colorazione sempre della Going Merry con l'elenco di tutti i colori, purtroppo sempre in giapponese. E la particolarità di questa scatola è che oltre ad avere gli adesivi dei vari pezzi che andranno sia sulla vela che sulle bandiere, ha anche le decal, mentre nella prima versione di questo modello qua le decal non c'erano solo gli adesivi. Andiamo ora a vedere l'interno della scatola. Come prima cosa troviamo due sprue che hanno le vele. Le vele in questo caso, la maestra è trasparente, come potete vedere, semi-trasparente, ha una bellissima finitura superficiale che imita molto bene la tela della vela. Idem la vela dietro, anche questa ha una consistenza superficiale appunto simile al tessuto. Naturalmente se uno volesse lavorarci un po' queste vele qua sarebbe molto più bello averle in tela vera. Bisogna solo vedere che livello di realismo uno vuole raggiungere montando il modello. La parte inferiore dello scafo è tutta in un blocco unico. Anche qui la superficie è già testurizzata color legno, ha una venatura del legno che è molto bella e molto particolareggiata. Troviamo poi un altro sprue marrone che ha praticamente la parte superiore dello scafo, le due parti che compongono il timone e la parte dietro della nave. Anche in questo caso abbiamo una ottima finitura superficiale delle texture del legno. Non possono poi mancare gli alberi di mandarino di Nami. In questo caso qua gli alberi li trovo particolarmente brutti, nel senso che vanno bene per essere montati sulla Going Merry se la fate da scatola, ma se volete aumentare il livello di realismo sono completamente da rifare. Troviamo poi lo sprue beige che ha come parti il pennone e le varie parti che compongono appunto tutto il portavele e la parte superiore dove sta di solito Usopp per avvistare i pirati nemici, le due vele, e anche in questo caso qua le vele hanno di nuovo una texture superficiale che imita anche in questo caso qua la tela. Parte brutta però di queste bandiere è la parte dietro. Vedete, qui troviamo delle scanalature che sono veramente orrende.
in questo caso qua bisognerà o recidere completamente la vela e rifarla con un materiale tipo piombo o cose del genere, e ricostruire la parte di questo legno che andremo a togliere, o se no comunque chiuderla in qualche modo con dello stucco e possibile bicomponente. Abbiamo un altro sprue, questa volta di color beige chiaro, in cui sono montate tutte le parti superiori del ponte della Going Merry. Abbiamo i due ponti superiore e inferiore, la parte frontale e il retro, e le due pareti laterali con le porte. Troviamo anche le scale che portano appunto al ponti superiori. Anche in questo caso qua la texture superficiale color legno è molto ben rifinita, come anche negli altri vari sprue. Abbiamo anche un altro sprue bianco. In questo caso abbiamo la parte dove abbiamo la testa della Going Merry, altre parti bianche e troviamo anche queste parti qua che sono il parapetto di tutta la parte della nave. Sono anche in questo caso qua abbastanza ben realizzati, la plastica come sempre è della Bandai, quindi con una qualità molto molto alta. Anche qua le parti da incastrare sono molto semplici, gli incastri. Abbiamo un altro sprue, questa volta colorato in tre colori. Uno gunmetal, questo è particolarmente strano perché nelle plastiche Bandai non avevo mai visto un color gunmetal, in cui abbiamo tutti i cannoni di bordo. Abbiamo poi un'altra parte marrone, in cui troviamo altre paratie e altre parti facenti parte il ponte. Anche qui la texture del legno è come al solito molto bella. E poi abbiamo una parte rosa, in cui sono stampati tutti i personaggi della ciurma, da Rubber, Usopp, Zoro, Nami, Sanji e Chopper. La qualità delle stampate dei personaggi mi sembra abbastanza buona, anche se la scala è molto piccola. Abbiamo poi la stampata che contiene le parti dello stand dove verrà poi posizionata la Going Merry, a meno che non vogliate creare un diorama con la Going Merry in mare. L'ultimo sprue che abbiamo nella confezione è quello relativi a tutte le corde della nave. In questo caso qua lo sprue è fatto in una materia plastica molto morbida, questo probabilmente per dare la possibilità alle corde di essere più tese o meno tese a seconda di come le andiamo a posizionare. Infine abbiamo il foglio decal, come dicevo prima. Questo qui è stato messo nella nuova versione della Going Merry con il teschio della vela e i teschi che andranno poi posizionati nelle bandiera. Abbiamo un paio di fogli di sticker. In questo caso andrebbero usati solamente se alle prime armi non volete colorare la nave. In questo caso abbiamo tutte le parti che dovranno essere ricoperte con il bianco, abbiamo gli occhi della Going Merry e altre varie parti. In questo, anche qui, abbiamo invece tutte le parti che andranno a rifinire la nave con le parti nere. Abbiamo le bandiere, se uno non vuole usare le decal, e poi le parti rosse della nave. Abbiamo un ulteriore foglio, che è questo qua, che è praticamente esattamente uguale a quello formato decal, però in questo caso qua sono dei trasparenti adesivi.
Infine la Bandai ci ha anche messo nella scatola una corda che serve per attaccare l'ancora. Basterà fargli un nodo all'ancora e avere la corda fatta. In definitiva, questo è un buon modello per principianti. Le stampate sono perfette, la Bandai in questo caso non ci ha deluso. Anche il manuale di istruzioni è molto semplice e intuitivo, è molto facile da seguire. Consiglierei quindi questo modello principalmente a persone che non hanno molta esperienza di modellismo. Invece per chi avesse più esperienza e naturalmente più voglia di modificare la Going Merry, si può rendere questo modello molto accattivante e molto bello. Ci sono esempi di modellisti giapponesi che si trovano online di Going Merry che sembrano bellissimi. È un ottimo modello da fare se vogliamo prendere una pausa dai nostri soliti modelli, sia che voi facciate fantasy e fantascienza, sia che voi facciate modelli comunque di tipo analogia reale. Quindi questo è tutto e ci vediamo alla prossima recensione. Ciao a tutti e buona giornata.